Ciao, buongiorno, siamo tornati, abbiamo fatto un po' di vacanze. Io no, perché sto lavorando solo al disco, per cui anche se ci siamo fermati per il mese di agosto, non ci siamo visti a Milano, non ci siamo visti qui, se non quei pochissimi pazzi che sono andati avanti, sul blog non ci siamo nemmeno mossi. Tra parentesi, ripeto una cosa per l'ultima volta, anche se poi mi sembra di essere palloso. Io ricevo un sacco di lettere che sono contento poi tra l'altro di leggere, nel senso perché ci sono alcune persone che mi ringraziano, poi tra l'altro io non è che lo faccio per essere ringraziato, perché sul blog, grazie a YouTube che ci dà la possibilità a persone anche molto più preparate di quelle che sono io di mettere a disposizione gratuitamente il loro sapere, ma io non è che metto le lezioni a disposizione per insegnare a chi non conosco, per cui mi si chiede di mettere cronologicamente in ordine le cose. Io non so nemmeno con chi ho a che fare. Io metto il mio materiale sul blog perché ho delle persone che seguo individualmente, per cui le appoggio queste lezioni o dei ripassi, siccome ho tante persone che vengono da tanti posti lontani, le mettiamo sul blog. Questa cosa ci serve per avere una sorta di ripasso con del materiale che viene dato individualmente persona, oppure magari le vogliamo mettere sul blog perché ci fa piacere far sì che questa cosa, magari tramite qualche mio studente che segue il blog, per quelli che magari possono essere un po' meno abbienti e procurarsi le cose. Poi, tra l'altro, oggi la rete è così ricca di opportunità da questo punto di vista, anche se poi però non è detto che le informazioni siano sempre corrette, come non è detto per forza che io sia una fonte di verità o di concetti corretti, anche perché chi è molto più preparato di me molto spesso dice lui stesso di non essere padrone delle verità assolute, ma non lo fa, non lo dico tanto per essere dalla parte del vero, perché credo veramente in questo concetto, perché altrimenti avremmo già finito di stare qui a raccontarcela. Per cui io, è inutile che mi si chieda questa cosa. Poi, se una persona trova sul blog qualche cosa che possa essergli utile, anche se io non so chi sia, ben venga, sono contento per lui. Chiuso questo discorso, prendiamo invece un capitolo che ci può essere interessante come ripasso per quelle persone che abbiamo visto ultimamente, prima di riprenderci per il discorso di settembre, nonostante in questo periodo siamo un po' più rallentanti sul discorso del blog, perché tanto il lavoro in studio e gestione del blog purtroppo non riusciamo a portarlo avanti forte come all'inizio, anche se penso che comunque 240 lezioni siano tante condivise sul blog. Forse magari andremo un po' più sullo specifico nel futuro, su qualche cosa un po' più di nicchia, o magari qualche cosa già di proposto, magari fatto un po' meglio all'uscita del disco, quando faremo delle riprese in HD di un metodo didattico magari un po' più magari realizzato con una qualità magari un po' superiore, e magari lo abbineremo insieme al disco fatto per l'uscita all'estero. Adesso vedremo, magari anche se tutto titolato in inglese. Oggi vediamo invece un discorso che ci può interessare legato alla scala diminuita. Parliamo di una scala molto semplice. Questa cosa è interessante perché molto spesso tendiamo sempre a confondere o a far sì che le cose non siano chiare quando dobbiamo utilizzare alcune cose piuttosto di altre. Abbiamo già capito che fondamentalmente abbiamo queste tre scale, però poi sentiamo nominare questa scala diminuita e non abbiamo capito bene dove dobbiamo andare a inserire questo range. Fondamentalmente ce ne sono tre, ma l'utilizzo delle scale fondamentali sono quattro, perché è una scala ottotonica simmetrica, tanto quanto è simmetrica la scala cromatica. Perché non è asimmetrica tanto quanto possono essere considerate le scale asimmetriche, le scale maggiori, le scale minore melodiche, la scala minore armonica. Simmetrica perché ripete costantemente la distanza del tono e semitono a differenza delle altre. Cercherò di essere ancora più chiaro. Simmetrica è la scala cromatica. Quante scale cromatiche ci sono? Una. Tanto quanto, ad esempio, nelle scale simmetriche la scala diminuita, perché ad esempio ce ne sono solamente di modelli 4 che si ripetono costantemente. Ti faccio un esempio: se prendiamo un accordo di dominante, uno sharp 9 o un flat 9, perché ospita la stessa scala diminuita semitono-tono,
sai già bene che il dominante puro o il sus 4 fa parte della scala maggiore, perché l'abbiamo visto. Magari sono un po' scordato, eh. Sì, perdonami, ma tu lo conosci magari così. Ok, però ovviamente tonica, settima, quarta, giusto? Perché ovviamente io ho tolto la terza, ho, giusto? Faccio sentire la quinta, per cui, e chiudo. Per cui sentiamo questo sus, ti faccio vedere la geometria, per cui queste fanno parte del major, ma per non perderci diciamo flat 9, sharp 9, esempio purple haze. Scala diminuita, semitono tono. Per cui dipinge perfettamente, ma non sono sette note, sono otto. E questa scala io la ripeto costantemente a distanza dei toni e semitoni che si distribuiscono in maniera simmetrica, perché se tu osservi bene, vedi? Sono ritornato dove ero prima, per cui mi risposterò di diteggiatura tanto quanto noi ricordiamo alla nostra mente la diteggiatura del pattern, ad esempio nell'arpeggio più banale che molte volte vedi metallari belli sgrezzi come sono io certe volte, nell'arpeggio diminuito, non semitono tono, ma tono semitono diminuito, quando ti sposti simmetricamente a un tono e mezzo di distanza. Vediamo le diteggiature un po' meglio a livello di esercizio di pattern e quali sono gli accordi che ospitano e da dove derivano poi effettivamente da quale scala. Allora, la prima cosa da fare è innanzitutto io prendo un esempio. Qui, se non ricordo male, adesso non, la parte di basso non mi ricordo da dove è stata presa, però noi ci muoviamo su un La minor 9, sì, un La flat 9, un dominant flat 9 e uno sharp 9 di La, di Do, ma mi muovo sempre a distanza di accordi, a un tono e mezzo, che sono ampiamente sostituibili l'un l'altro. Perché? Perché non ci sono void note. Perché non ci sono void note? Perché gli accordi che fanno parte non derivano da una famiglia di scala maggiore. È come se io ti dicessi che su un 2, 1 è un movimento che non mi è consentito. Perché? Perché c'è un tritono. Devo per forza fare questo 2, 5, 1. L'interscambiabilità mi è concessa nel momento in cui io invece vado a toccare dei chords che fanno parte di una scala, ad esempio come quella minore melodica. Non ci sono questi limiti che ci sono nella scala maggiore. Non ci sono tutti questi limiti. Ad esempio, in questo caso, questo chords lo posso ampiamente sostituire con questo, ampiamente sostituire con questo, ampiamente sostituire con questo. Ma io posso sostituire questo, ovviamente, anche con questo, ampiamente con questo, ampiamente con questo. Se te lo faccio sentire, perdona la mia faccia brutta, e poi c'ho un naso che è orribile. Sto traslando ovviamente le diteggiature, senza nessun tipo di problema.
La metto al basso, no? Molto. Vediamo le diteggiature. Diteggiatura, spero di non aver preso contro, molto semplice da fare a click, la prendi, che adesso noi siamo in una tonalità o l'altra, siccome sono ottotoniche e simmetriche, ci serve meccanicamente, io le ho trascritte in questo modo. Ad essere sincero, adesso non mi ricordo quanto tempo fa ne presi visione, ma come su altre cose, io ho concepito, non è che le ho concepite io, però devo essere sincero, ne ho viste di varie forme, ho modellato quella che più poi si fa utile al mio stile, al mio modo di suonare. Ad esempio, vi faccio un esempio, la lidia aumentata. Preferisco questa rispetto alle diteggiature estese perché la concepisco molto di più nella trasposizione poi delle diteggiature. Quando vado a vedere Scott Anderson, Robin Ford, ci sono dei fraseggi che sono più conformi a questo tipo di diteggiature. La diteggiatura della semitono tono in diminuita, che si appoggia sui chords dominant flat 9, dominant sharp 9, dominant 11 sharp, che in realtà tu diresti quarto grado minore melodica. Eppure noi la possiamo utilizzare senza nessun problema anche in questo caso. È come quando ad esempio tu pensi dominante, quinta, eccedente sulla chitarra, ti ricorda il discorso dell'alter e pensi super locrian, ma può anche essere Walton Scale. Per cui non è detto, siccome noi siamo meccanicamente da questo punto di vista nelle addizioni limitati, che non si possa fare un molteplice utilizzo. Vedremo ad esempio anche, ti posso dire, in Sunny molto spesso sull'accordo dominant flat on sharp 9 viene detto giustamente, ma io posso fare harmonic minor, lo senti questo frammento ben definito che porta a intendere bene la chiusura, no? Posso benissimo suonare in questo caso la diminuita semitono tono. Per cui diteggiatura, e la traslo a un semitono di distanza. Per cui io mi prendo il mio click, spero si senta tranquillamente. Devi abituarti a ragionare un tono e mezzo di distanza, non guardare la tastiera è qui nelle tue dita, dimensione e testa, intervalli, locazioni, è la cosa più importante. Buon lavoro.